Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, sit-in degli aderenti al Forum H2O e ad altre associazioni questa mattina a Pescara per chiedere sicurezza per l'acquifero del Gran Sasso, il servizio curato per noi da Paolo Renzetti. Salviamo l'acqua del Gran Sasso, lo striscione esposto questa mattina qui davanti la sede della Regione Abruzzo a Pescara. C'è questo sit-in De Santis per ribadire le vostre ragioni. Intanto siamo qui per tutta l'acqua d'Abruzzo in realtà, perché la Regione è inadempiente da 12 anni per l'identificazione delle aree importanti per l'acqua potabile in tutto Abruzzo, e questo ha fatto sì che negli anni venissero realizzati interventi scorretti per la gestione dell'acqua, industrie, cave, sopra le zone di ricarica per l'acqua potabile. Adesso c'è un progetto per una enorme cava sopra le sorgenti del Pescara, una follia, quella è una sorgente enorme, 7.000 litri al secondo, ecco perché manca questa carta delle aree di salvaguardia che la Regione Abruzzo ha, perché abbiamo pagato anche gli ingegneri per farla, ma la tiene nel cassetto. Questo studio è stato valutato anche tecnicamente e nei cassetti della Regione, nessuno lo porta in consiglio regionale per discutere. E quindi evidentemente chi poi danneggia l'ambiente ha modo di fare quello che vuole. La carta di salvaguardia delle acque è fondamentale perché dice dove non si possono fare delle attività industriali perché è pericoloso per l'acqua e dove invece si può fare. Se si fosse fatto bene questa carta, probabilmente nemmeno l'esperimento SOX sarebbe iniziato. Poi c'è la questione Gran Sasso, lì bisogna imporre l'obbligo, anzi l'obbligo già c'è, di togliere le sostanze chimiche pericolose dai laboratori del Gran Sasso. 2.200 tonnellate di sostanze chimiche pericolose. Dovesse esserci un incidente, inquineremmo quell'acquifero per decenni e non avremmo l'acqua per 700.000 persone, sia la città dell'Aquila, sia la città di Teramo e tutto il Teramano. Ecco, si parte da lì per mettere in sicurezza il sistema, poi ovviamente bisogna operare anche dentro le gallerie autostradali per impermeabilizzare, perché anche quelle captazioni sono a rischio. Ha riaperto i battenti Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, la storica sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Ieri il taglio del nastro per la rinnovata struttura, ora dotata di un moderno impianto antisismico, il servizio di Germana Dorazio. Siamo pronti alla morte dell'Italia, chiamò. Stringiamoci alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte dell'Italia, chiamò. Sì! Sulle note di Vola Vola, la melodia abruzzese per eccellenza, legate all'inno nazionale, è stato tagliato il nastro del rinato Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il palazzo, riportato allo splendore originale, quello del 1888, quando fu realizzato in occasione dell'esposizione regionale, è oggi un esempio di sicurezza, oltre che di bellezza. La moderna vetrata artistica che cromatizza l'ampio atrio bianco, la galleria di capolavori abruzzesi che affaccia sul giardino d'inverno, la preziosa biblioteca ricavata nei muri originari, e la tecnologica sala ipogea sono ambienti dell'impianto strutturale basato sugli isolatori sismici che consentono di far muovere la struttura in caso di scossa di terremoto. Gli isolatori sono stati testati con ottimi risultati durante il terremoto di Amatrice, occasione in cui la struttura non ha subito alcun danno. È un impegno che io ho preso il giorno del mio insediamento di fare questo dono alla città dell'Aquila, capoluogo di regione. Una grande fatica è stata compiuta, adesso la fatica per quanto riguarda i cittadini di questa bellissima città di utilizzare gli spazi all'interno dell'emiciclo e goderseli. Il messaggio di rappresentanza di tutti gli abruzzesi del Palazzo dell'Emiciclo è stato affidato all'attore e cantante Simone Cristicchi, direttore artistico del Teatro Stabile d'Abruzzo, il quale ha recitato un suo scritto sul messaggio di perdono della figura di Papa Celestino V. Silenzio le storie che racconto. E allora, questa sera insieme a tutti voi, chiedo aiuto a Celestino, che ci insegni ad abitare in questo silenzio, che
che ci insegni ad essere semplici, che ci insegni la fatica, l'utopia e la bellezza del perdono. Si completa domani la tornata elettorale comunale con gli ultimi due verdetti da emettere attraverso i ballottaggi. In Abruzzo si vota nei comuni di Teramo e Silvi. A Teramo la sfida sarà tra Giandonato Morra, sostenuto da una coalizione di centrodestra, e Gianguido D'Alberto del centrosinistra. Nel primo turno dello scorso 10 giugno Morra ha collezionato un vantaggio di 13 punti percentuali che D'Alberto ha cercato di rimontare in queste due settimane di campagna elettorale. A Silvi la sfida è tra l'ex sindaco Francesco Comignani, candidato per il centrosinistra, e Andrea Scordella, candidato per il centrodestra, in quello che si preannuncia come un testa a testa all'ultimo voto. Nel primo turno infatti Comignani ha chiuso con un vantaggio leggero di appena 174 voti, 2772 contro i 2598 di Scordella. Urne aperte domani dalle ore 7 alle ore 23 con diretta elettorale da parte della nostra emittente domani sera a partire dalle ore 22:30 circa, per conoscere i vincitori dei due ballottaggi. E ora cambiamo pagina, la cronaca. La Corte d'Assise di Lanciano ha condannato ieri a 3 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti la titolare della casa di riposo Arcobaleno di Vasto, Carmela Guglielmo. Il legale dell'imputata, l'avvocato Alessandra Cappa, soddisfatta per l'assoluzione degli altri capi di imputazione, annuncia ricorso in appello. Vediamo. La Corte di Assise di Lanciano, che non ha voluto essere ripresa dalle telecamere, ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Carmela Guglielmo, 50 anni, titolare della casa di riposo Arcobaleno di Vasto, in merito all'accusa per maltrattamenti e sevizie agli anziani ospiti. La stessa imputata è stata invece assolta con formula piena dal capo di imputazione più grave, quello che la vedeva responsabile della morte di Luigi Molino, ospite ottantenne all'epoca dei fatti contestati della stessa struttura, sequestrata a luglio 2016 con un blitz dei carabinieri. Per la donna il PM Gabriella De Lucia aveva chiesto complessivamente 7 anni di reclusione. La Corte si è riservata 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni della sentenza. L'avvocato della difesa, Alessandra Cappa, ha già annunciato che opporrà appello. Nel frattempo si ritiene soddisfatta dell'esito, poiché le contestazioni alla sua assistita, ha detto, sono state fortemente ridimensionate. Per me è una grandissima soddisfazione, è inutile sottolinearlo. Il pubblico ministero aveva chiesto 7 anni per 3 capi di imputazione, di cui uno gravissimo concernente la morte di un paziente. La Guglielmo è stata assolta, tra l'altro con il comma 1, perché con la formula piena, sia dall'evento morte, quindi dal capo B, sia dal capo C, che erano le lesioni. Quanto al capo A è stato abbondantemente ridimensionato, come io avevo chiesto, e quindi diciamo, sono stati come dire, riconosciuti solo alcuni episodi nei confronti di 2 sole persone, quindi non si trattava di quella casa famiglia Lager che tutti si sono divertiti, diciamo, a descrivere. Quindi direi che è andata benissimo. La stessa Corte di Assisi ha riconosciuto il risarcimento danni per sole 2 parti civili, Carmine Sozio e Luisa Zara, su 3 che si erano costituite. Per Sozio l'avvocato Alessio Mucci chiese 20.000 euro, mentre per Zara, l'anziana malmenata nel video di diffuso dai carabinieri, l'avvocato Fiorenzo Ceri chiese 500.000 di euro. Per Federico Di Renzo, parte civile non ammessa dalla sentenza, l'avvocato Luigi Masciulli chiese 30.000 euro. Firmati 19 interventi del Masterplan Abruzzo per oltre 4 milioni di euro per il recupero e la valorizzazione turistica dei borghi. Vediamo. Altri fondi dal Masterplan Abruzzo per 19 centri della nostra regione per il recupero storico e artistico di alcuni importanti paesi dell'Abruzzo, Mazzocco. Sì, i temi dei borghi dell'Abruzzo interno è stato sempre un tema all'attenzione soprattutto di quelle realtà amministrative locali che da sempre hanno cercato di promuovere il proprio territorio anche in mancanza di un quadro chiaro e definito. Oggi l'abbiamo da 2 giorni, il nuovo
piano di sviluppo turistico e soprattutto con il master plan abbiamo anticipato i tempi finanziando 30 interventi sui borghi interni, i in primi 11 le convenzioni furono sottoscritte all'inizio di aprile scorso, oggi ulteriori 19 che tendono a valorizzare appunto quelle peculiarità storico-culturali e anche identitarie che molti dei nostri borghi riescono ad esprimere, cercando di metterle in rete e quindi metterle in un discorso di promozione turistica del proprio territorio anche con finalità diverse, per esempio penso alla promozione culturale, alcune situazioni oggi l'abbiamo vista, sono interventi puntuali di 140.000 euro ciascuno, quindi sviluppano complessivamente un monte di interventi che supera il 4 milioni complessivamente di euro, una cosa che si poteva fare da tempo, personalmente anche come esperienza pregressa, una cosa che chiedevamo da tempo, non lo si è fatto, l'abbiamo fatto noi perché ritenevamo insieme ai sindaci, agli amministratori locali che il Presidente Alfonso ha avuto modo di contattare ormai da 2 anni, concertando con loro tipo di attività e di interventi da mettere in campo, dando così un nostro contributo a questo tema del sistema dei borghi che per l'Abruzzo può essere uno dei tanti volani di ripresa dell'offerta turistica. Ha creato diversi disagi nella bomba d'acqua che ieri ha flagellato gran parte dell'Abruzzo. Lanciano è stata tra le città maggiormente colpite. Il comune chiederà lo stato di calamità naturale. I danni ammontano a circa 3 milioni di euro. Lanciano in tilt, l'acqua caduta abbondante per oltre mezz'ora, letteralmente invaso la città, allagando le strade dal centro storico alla periferia. Disagi notevoli per gli automobilisti che hanno dovuto abbandonare le proprie auto nel sottopasso a Piazzale Quonzo. Nessun ferito, riferiscono i carabinieri. A via Corsia, tra il Malvò e Piazza Garibaldi, una utilitaria è stata trascinata dalla piena d'acqua fino a insaccarsi in una rientranza. Allagata anche via Ferro di Cavallo, con le auto immerse nell'acqua piovuta in quantità esagerata. Cascate improvvise sulle gradinate del centro storico e anche di piazza Plebiscito. Chiusa al traffico via Ciriaci, dove l'asfalto è stato divelto in più tratti, allagati diversi negozi. Il centro commerciale Pianeta ha fatto evacuare i clienti intorno alle 19, tanta l'acqua precipitata all'interno dei locali e nelle aree parcheggio. In via Guido Rosato sono saltati i tombini, anche il parco del Diocleziano si è riempito d'acqua. Dopo le 20:30 la situazione si è avviata alla normalità. Le aree più critiche da monitorare restano Pozzo Bagnario e Porta San Biagio, dove sono saltati tutti i sanpietrini appena riposizionati nelle scorse settimane, riferisce l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna durante i sopralluoghi. Potenziale rischio di incolumità pubblica in via di Sotto, nella zona dei Colli di Pescara, nei pressi di un cantiere mai completato. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle e dall'Associazione Codici. Dottoressa, oggi denunciate assieme a tanti residenti qui di via di Sotto questa situazione di degrado che vediamo alle nostre spalle. Cosa è accaduto e cosa non è stato fatto negli ultimi anni? Esatto, lei dice bene denunciamo, ma non la denunciamo oggi, è stata fatta una denuncia vario tempo fa. Sono mesi che noi cerchiamo di sollecitare il comune, i personaggi e i responsabili su questa situazione, ma a quanto pare ci sono dei tempi che non riusciamo a capire, non riusciamo a capire perché vengono qui ad illustrarci le criticità che invece sono ben note e non c'è nessuno che è in grado di prendere in mano la situazione e di risolverla. Quindi ci siamo rivolti a un'associazione dei consumatori Codici, abbiamo chiesto l'aiuto del consigliere Pettinari che, insomma, per sollecitare un po' questa situazione che è stagnante in tutti i sensi. Siamo riusciti a far emettere un'ordinanza, l'ordinanza obbliga alla ditta di ripristinare la salubrità di questi luoghi perché qui è messa a rischio anche l'incolumità pubblica dei residenti. In difetto il comune dice di voler fare i lavori
appunto accollare le spese alla ditta e segnalare anche i fatti all'autorità giudiziaria, perché ci possono essere anche profili penali. Ecco, ora il passaggio che manca è quella dell'attuazione dell'ordinanza, quindi noi chiediamo all'amministrazione comunale di assumersi la responsabilità di mostrare l'ordinanza e far sì che si possa, che non rimanga carta straccia. Cosa doveva sorgere qui alle nostre spalle al posto di questo scheletro? Ah, ma qui c'è anche un parcheggio sotto, e la cosa forse che non è stata detto, che questo parcheggio è aperto, non è chiuso, e vanno anche delle persone all'interno del parcheggio, mettendo anche a rischio la sicurezza delle persone, perché a volte sono state trovate anche delle siringhe e quant'altro, quindi la situazione è veramente tragica e non è stato ultimato nulla. Ecco, qui ci doveva sorgere una bella piazza, una piazza importante, uno slargo, uno spazio libero sotto un parcheggio, ma è tutto così. Il Comitato Cittadino per il Rilancio della Città di Chieti ha preso posizione sullo stato di avanzamento di alcuni lavori per quel che riguarda delle caserme e la ex biblioteca De Meis, e chiede un'accelerazione dei tempi da parte delle istituzioni. Il servizio di Terence Pellegrini. Caserme dismesse tra scatoloni chiusi e opportunità. Ne parla oggi in una conferenza stampa il Comitato Cittadino per il Rilancio e la Salvaguardia di Chieti. Giampiero Perrotti, quali sono le vostre proposte? Dunque, noi abbiamo indetto questa conferenza per fare il punto sulla situazione del progetto caserme dismesse. Da dati in nostro possesso emergono fatti positivi e il perdurare di ritardi. I fatti positivi sono legati all'imminente inizio dei lavori di quello che sarà il primo lotto di quella che nella caserma Berardi diventerà il polo amministrativo. Ed ancora, fatto positivo, finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando per l'individuazione dei progettisti di quello che sarà la futura biblioteca, la nuova biblioteca provinciale De Meis, la quale, unitamente all'archivio di Stato, per il quale è imminente, roba di due mesi, non di più, l'affidamento alla ditta vincitrice dell'appalto, sorgeranno in quella che è l'ex ospedale militare. Desta preoccupazioni il ritardo dell'ufficializzazione dell'accordo tra Università e Demanio, pur sapendosi che fra la stessa Università e il Demanio sarebbe stato raggiunto un accordo per la durata del comodato gratuito. Va sottolineato che una presenza universitaria in quello che sarà la cittadella della cultura è momento indispensabile ed essenziale per il recupero dell'intera struttura e per il rilancio del centro storico. Altri ritardi sono da accusare per quanto riguarda i lavori nella ex De Meis, il cui cantiere è stato interrotto da circa 6 mesi. Ritardi dovuti alla mancata erogazione dei finanziamenti ripetutamente promessi dalla Regione, 300.000 euro, ma che ad oggi ancora non sono pervenuti. Non vorremmo che questa divenisse l'ennesima opera incompiuta nella città. Due importanti risultati conseguiti dal Comune di Pescara in tema di Smart City e progetti di cooperazione internazionale su migrazioni e sviluppo, e sono stati illustrati a Palazzo di Città. Importanti progetti del Comune di Pescara per quanto concerne la cooperazione, se ne parla oggi in conferenza stampa. Dottoressa Becchi, di cosa si tratta nel concreto? Il Comune ha partecipato al primo bando dedicato anche agli enti territoriali emanato dall'AICS, cioè dall'agenzia che si occupa di cooperazione allo sviluppo e che dipende dal Ministero degli Esteri, e si è aggiudicato con una cordata che vede come capofila il Comune di Rimini un progetto di cooperazione allo sviluppo per il Senegal. Potevamo scegliere una serie di paesi che erano candidati, e per fare cosa in sostanza? La teoria è questa, di finanziare creazione di impresa nel loro paese e quindi di aiutarli a crearsi una loro indipendenza anche economica. Abbiamo dentro anche
un'associazione molto importante dei senegalesi, e il comune di Pescara collaborerà per il trasferimento di buone pratiche, in particolare sulla gestione anagrafica dei migranti, per trasferirla ai comuni senegalesi. Ci crediamo molto, tra l'altro questo progetto con Capofila Rimini è arrivato primo nella graduatoria nazionale, dove noi siamo partner. Primo consiglio comunale per il rieletto sindaco di Pianella Sandro Marinelli. Nella rinnovata giunta ci sono il vice sindaco Antonella Di Massimo e poi gli assessori Gabriella Di Clemente, con deleghe in particolare alle politiche giovanili, Massimo Di Tonto alle manutenzioni e Marco Pozzi ad ambiente e tributi. Il presidente del consiglio comunale è Davide Chiarieri, il servizio della redazione di Vestina News. Sindaco Marinelli, primo consiglio comunale dopo le elezioni del 10 giugno, la sua riconferma, una nuova giunta, tanti giovani, e ha dato la fiducia proprio a questi. Beh sì, devo dire che il risultato delle elezioni ci ha molto soddisfatto. La maggioranza assoluta dei cittadini di Pianella ha scelto di guardare avanti, di guardare al futuro e di recidere quel cordone con vecchi schemi che purtroppo tanto hanno danneggiato questo territorio. Ci aspetta un percorso importante da qui in avanti, dobbiamo ricostruire una coesione sociale e territoriale che è necessaria per portare avanti l'ambizioso progetto di costruzione della città del buon vivere che è iniziato 5 anni fa, che deve continuare in questa consigliatura e che serve anche per porre le basi, grazie al grande consenso che hanno riportato i giovani della nostra lista, per la futura classe dirigente locale. Quindi tutta la lista civica, progetto futuro, è a disposizione del sindaco per far crescere ancora di più questa città. Senz'altro, il dato di più grande soddisfazione è che ho trovato una disponibilità totale, un'umiltà straordinaria anche e soprattutto in chi magari, visto l'ottimo risultato elettorale, ambiva legittimamente ad un ruolo di primo piano, ma lo spirito è quello giusto. Ci si rimbocca comunque le maniche a prescindere dal ruolo di questo momento, di quello che sarà in futuro, perché il progetto viene prima delle legittime ambizioni di ciascuno di noi. Prenderà il via dal prossimo 5 luglio la 46esima edizione della Coppa Interamnia di Teramo. Conosciamo nel prossimo servizio le principali novità di una delle più longeve manifestazioni sportive della nostra regione. Vediamo. Dal 5 all'11 luglio torna la Coppa Interamnia, la sua 46esima edizione, e si celebra quest'anno con una bandiera e un inno, le novità più eclatanti di questa edizione. Sì, e questa è la dimostrazione che attorno alla Coppa c'è ancora dell'entusiasmo. Infatti un grafico, Danilo Furia, e un musicista, il maestro Tony Fidanza, hanno voluto omaggiare la Coppa Interamnia di queste due belle cose che mancavano. Quindi ci presentiamo oggi qui con una nuova veste, diciamo. C'è il torneo delle squadre universitarie, la sua seconda edizione. Verranno squadre da 4 continenti, squadre universitarie, ad allacciare dei bei rapporti con l'Università di Teramo. È un torneo di squadre nazionali promosso dalla Federazione Italiana Gioco Handball, che si è riavvicinata alla Coppa Interamnia, un torneo che poi negli anni diventerà sempre più importante. E con un'altra iniziativa che era nata già l'anno scorso, è il premio internazionale dedicato a Antonio Forlini, consiste un video che chiunque può fare sul tema dell'Interamnia come fenomeno di marketing territoriale e di rilancio del territorio. Un inno per la Coppa Interamnia, un omaggio che il maestro Tony Fidanza fa alla Coppa Interamnia, una versione in italiano, una in inglese, per celebrare questa 46esima Coppa. Sì, quindi scritta a più mani praticamente. Io ho pensato alla musica e poi Luca Marconi alla versione in inglese, ha scritto il testo in inglese, e Rebecca Pecoriello il testo in italiano. Di interpretare i brani sono stati Luca Marconi nella versione in inglese, quindi l'ha cantata lui, e Gaetano Esposito in quella in italiano. Mi preme ricordare anche gli altri musicisti che hanno preso parte alla performance: sono Guido Napolitano alla batteria, Emanuele Todoro al basso,
E lo stesso Gaetano Esposito, ovviamente, per quanto riguarda la voce. Io ho suonato il pianoforte, ovviamente. Dal 6 al 9 luglio avremo un torneo di un quadrangolare di 4 squadre nazionali under 20, Italia, Israele, Grecia e Finlandia. E, quindi una collaborazione diversa, cosa che in passato si era persa, e quest'anno quindi torniamo a Teramo con un progetto iniziale, per poi abbiamo per visione futura che possa portare a dare lustro al torneo negli anni futuri. Siamo così entrati nella pagina dello sport con un post pubblicato su Instagram. Ieri sera il portiere Vincenzo Fiorillo ha comunicato che resterà al Pescara, rifiutando la proposta allettante degli azeri del Karabag. Fiorillo ha ribadito il suo legame forte con la città e la volontà di diventare capitano biancazzurro. Addirittura d'arrivo il prestito dal Cagliari del promettente centrocampista ex Juventus e classe 2000 Caligara. Penso che i soldi non siano tutto, quando tutto ciò di cui ho bisogno è in questa città, in questo stadio. Vincenzo Fiorillo dice no al Karabag, resta dunque al Pescara, e lo ha fatto con un post pubblicato ieri sera su Instagram, parole che suonano come un atto d'amore nei confronti di Pescara e del Pescara. Il legame molto forte tra il portiere biancazzurro e la piazza è stato una volta in più confermato. Ho fatto delle dichiarazioni importanti e solitamente non parlo per dare aria alla bocca, ha scritto sempre nel post Fiorillo. Ho un'unica certezza ed un sogno, anzi due, quello di voler tornare in Serie A con questa maglia e di giocarmela dall'inizio alla fine senza mai chiedere nulla a nessuno, come ho sempre fatto, e magari un giorno esserne capitano. Ringrazio il Karabag che ha cercato di convincermi in tutti i modi possibili. Se Fiorillo avesse accettato l'offerta, avrebbe firmato infatti un triennale a cifre considerevoli e già dal 10 luglio sarebbe stato in campo per il preliminare di Champions League. Una opportunità importante da un punto di vista economico e professionale. Dunque Fiorillo resta, e quella fascia di capitano così agognata potrà indossarla, vista la molto probabile partenza di Gaston Brugman. Tante le squadre che hanno espresso interesse sul centrocampista uruguaiano, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Italia. Il Parma punterebbe forte su Brugman, ma ora ha la grana del deferimento per il caso SMS che mette a rischio la Serie A. E allora la candidata più autorevole per l'acquisto del giocatore al momento pare essere il Leganés, squadra della Liga Spagnola. La richiesta del presidente Daniele Sebastiani, 3 milioni di euro. Intanto proprio nel ruolo di Brugman il Pescara sta mettendo a segno un colpo in entrata. Si tratta del centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara, che arriva in prestito dal Cagliari. Il giocatore è cresciuto nella Juventus, che poi lo ha ceduto a titolo definitivo al Cagliari lo scorso gennaio, pur mantenendo il club bianconero il diritto di riacquisto. Caligara è un ottimo prospetto e il suo arrivo può far intendere che difficilmente il Pescara riavrà dall'Inter il prestito di Marco Carraro, per il quale diversi club di B e A si sono mossi dopo le tante partite giocate sotto la gestione Zeman. Da valutare anche la posizione di José Machin, riscattato dalla Roma a metà prezzo, anche se il club capitolino ha ottenuto in cambio il 50% del prezzo della futura rivendita. Su Machin c'è l'interesse di Spal e Udinese, non è esclusa una cessione, e nel caso il Pescara potrebbe chiedere la permanenza in prestito per un anno. Scendiamo in Serie D, importante colpo messo a segno dal Pineto, che si è assicurato l'attaccante Saverio Pedalino, che in passato ha indossato le maglie di diverse altre compagini abruzzesi e che ha chiuso l'ultima stagione a Castelfidardo. Michele Boldrini lascia invece l'Aquila e si accasa al Modena. Il giocatore era un obiettivo di mercato dell'Avezzano. Saverio Pedalino è un nuovo giocatore del Pineto. La conferma arriva dal direttore generale Roberto Giammarino, che porta a disposizione di Daniele Amaulo uno degli attaccanti più esperti e prolifici della categoria, capace sì di garantire una stagione da doppia cifra, quanto anche di contribuire al gioco della squadra per la sua generosità. Un innesto importante per un reparto che, per una parte della scorsa stagione, era stato il tallone d'Achille del Pineto, che poi ha svoltato dopo l'innesto di un centravanti come Tomassini. Pineto che, come già dichiarato dallo stesso Giammarino, dovrebbe confermare gran parte dell'intelaiatura della squadra, che è arrivata fino alla finale playoff dello scorso maggio e che ora spera in un ultimo salto di qualità per competere per il vertice.
Ad Avezzano tiene banco la conferma di Dos Santos. Non è stata ancora trovata l'intesa tra il centravanti brasiliano e la società del presidente Gianni Paris. Sul giocatore, capocannoniere del girone F nell'ultima stagione, tante squadre hanno già messo gli occhi, ma l'agente del giocatore, ora in Brasile per le vacanze, sta dando priorità all'Avezzano, visto il forte legame che si è stretto negli scorsi mesi. Dunque la trattativa va avanti, mentre svanisce uno dei sogni di mercato dell'Avezzano. L'ex trequartista dell'Aquila, Michele Boldrini, corteggiato dai marsicani nelle ultime settimane, da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena che, dopo il fallimento e la ricostituzione di una nuova società, parteciperà al prossimo campionato di Serie D. In casa vastese sono arrivate in questi giorni altre conferme. Quella più attesa è di Cristian Stivaletta, uno dei pilastri dello scorso anno e che disputerà la seconda stagione consecutiva nella squadra della sua città. Conferma anche per il giovane centrocampista Giampiero Di Pietro, per lui quarto anno consecutivo. In casa San Nicolò, invece, Stefano De Angelis torna ad occupare la casella di direttore sportivo. Le strade si erano separate a fine stagione, ma la mancata fusione con la Virtus Teramo ha cambiato nuovamente gli scenari. La prossima settimana sarà importante per Giulianova e l'Aquila. In casa giallorossa si attende l'ufficialità del nuovo allenatore, mentre nel capoluogo l'assemblea dei soci dovrà nominare il nuovo CDA per dare il via al nuovo corso legato al manager romano Gianluca Ius, con la collaborazione esterna di Bruno Conti. Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi ricordo che tra poco troverete tutti i servizi che avete visto in questo notiziario, li troverete on demand sulla pagina YouTube di TV6 o sul sito www.tv6.it. Il TG invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.